si inginocchiò a Francesco quando quel 15 settembre 2018 scelse di fermarsi a pranzo nell'ex caserma di Palermo, dove palpita la sua missione. Più che devozione, nel Papa riconosceva Cristo e l'Alter Christus, il poverello d'Assisi. Lo abbracciò forte, quel giorno la gioia inondava il cuore di Fratel Biagio, il missionario laico nato nel settembre 63. Guarda, lui la cosa è rimasto colpito vedendo tutta la realtà e tutti i fratelli di tutte le nazioni, di tutto il mondo e che sono insieme, vivono insieme. È figlio di imprenditori, ma il benessere ereditato non lo appaga. Ero vuoto, veramente, perché mi riempivo di esteriorità, mi riempivo di materialismo, ma c'era un vuoto dentro di me. Il dolore degli scartati del mondo irrompe nel suo cuore. Ho vissuto una notte inquieta, una notte insonnia. All'alba mi arriva una risposta, ma mi arriva una voce. Come posso dirlo? Un messaggio, una voce, qualcosa che mi dice così. Una società che lascia indietro i più deboli non può essere una giusta società. Prima o poi si sfalderà, prima o poi crollerà. In piena crisi si spoglia di tutto, lascia la famiglia e parte. Ho vissuto un'esperienza che poi mi hanno soccorso contadini, pastori, paesi che incontravo e a piedi fino ad Assisi, non più macchine, non più motori. Tornerà a Palermo, dove da eremita comincerà così l'assistenza ai senza tetto della stazione, fondando poi la missione Speranza e Carità, oltre 1000 gli scartati accolti. Da un'ex caserma aeronautica, tenuta chiusa 40 anni, 40 anni. Qui ho rischiato le manette. Biagio, che dà un tetto a tutti, immigrati specialmente, ma non solo. Negli ultimi giorni al suo capezzale, il conforto dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, e del predecessore, il cardinale Paolo Romeo, scuotono le coscienze sui scioperi della fame, come quando decise di dormire sotto i portici delle Poste a Palermo. Il mio cuore è sempre qui, è sempre con voi, con tutta la città, con tutti quelli che soffrono.